tocco per Mazzoleni, prova ad andare il 22, si fa tutto il campo, Mazzoleni! Primo squillo importante per il Brasile, la palla che però finisce fuori. Lancio per Zapp, la palla scorre via, riesce a passare Zapp, entra in area di rigore, va fino in fondo, calcia! La gran parata da parte dell'estremo difensore a negare il vantaggio dell'Ucraina, grande azione però da parte del 10 innescato da Makarenko. De Marchi, colpo di testa da allontanare però dell'Ucraina, controlla Dos Santos, cerca di andare via, Dos Santos, ce l'ha sul mancino Dos Santos, altro tiro, ancora però impreciso. De Marchi e Ribeiro, va Ribeiro col mancino superando la barriera, andando però centrale da Ciliento. Deve giocare con il Brasile che ha avuto un piccolo spavento, ma adesso se lo crea da sola praticamente con Kalinic che è al limite. Kalinic va nell'uno contro uno, destra giro! Centrale anche questa soluzione. Ribeiro che non si chiude perché c'è l'intervento dell'Ucraina, ma ancora azione verde oro con il Defonso che rientra sul destro. Il Defonso! Centrale! Sì, perché Kalinic arriva su questo pallone, scasa, entra in area di rigore, Kalinic la mette dietro, palla che passa, Stezzula! A un centimetro dal gol l'Ucraina. Santos che cambia lato per il Defonso, rientra sul destro il Defonso, cerca soluzioni, non calcia, adesso sì! Con Ciliento che però deve soltanto spostarsi e aspettare il pallone sui suoi guanti. Parte allora con l'Ucraina in possesso, l'imbucata è precisa per Pavlik, la girata buona per Kalinic che scasa, Kalinic c'è Zapp sul secondo, l'appoggio per Pavlik, anche lui centrale. Salgono le torri, tutti in area di rigore praticamente, pallone dentro, colpo di testa da allontanare, palla che rimane però buona ancora per Pedak, controllo al limite Pedak, mancino! Fischio che arriva, Sousa sotto l'incrocio, perfetto anche questo di rigore. Con la responsabilità di chi, qualora dovesse sbagliare, condannerebbe all'uscita la propria squadra. E allora la tensione è alta, altissima. Fischio che arriva, Pedak, parata! Il Brasile è in semifinale! La prima semifinalista è il Brasile, sbaglia Pedak, sbaglia Zapp, non serve allora un altro rigore, il Brasile elimina l'Ucraina e va a posizionarsi fra le prime quattro del torneo.